Dimmi perché non funzioni. Io non so più che fare con il mio computer. Una volta si impalla, un'altra volta nella pagina di apertura di Explorer non mi mette più Google che avevo impostato come pagina predefinita. Un'altra volta scompare tutto dal monitor. Un'altra volta è lentissimo. Un'altra volta funziona perfettamente, fa così di testa sua, non si sa perché. Io penso che si sia beccato un virus, perché non riesco a installare nessun antivirus, perché appunto nella pagina di apertura non mi piazza mai Google, neanche se io metto tutte le impostazioni internet, le applico, salva, eccetera, eccetera, eccetera. E fa i cazzi suoi, in poche parole. E mi dicono tutti, Maddalena, passa a Mac, passa a Mac. Io ho avuto un Mac tanti anni fa. Negli anni 90 avevo un Mac, un Power Mac, e che usavo in realtà per un centesimo di quello che mi serviva realmente e non ci ho mai capito un cazzo. Non ho mai capito niente col Mac. Poi non è come adesso, no? Che tu quando apri le finestre restano aperte. Una volta dovevi tenere premuto il tasto, intanto che scorrivi le opzioni delle varie finestrine, bandierine che si aprivano, insomma, poi non ha il tasto destro, non aveva il tasto destro, adesso ce l'ha. E poi nominava le cose in un modo che io non capivo niente, non capivo niente. Fatto sta che poi, quando sono passata al PC, mi si è aperto il cervello, cioè io ho fatto tutto da me, ho impostato tutto da me, non questo in particolare, un portatile, ho iniziato con un portatile. E ho capito come funzionano e mi sono detta, oh perbacco, perché ho avuto per 8 anni il Mac e non ci ho mai capito una mazza e adesso col PC io posso da sola mettere, togliere, cambiare, fare e per me è stato molto più divertente avere un PC e continuo ad avere un PC, però mi dà problemi. E tutti mi dicono passa a Mac, passa a Mac, passa a Mac, soprattutto se fai video, le fotografie, io faccio un sacco di foto, la pagina di Facebook, chi è su Facebook lo sa. Insomma, sono le mie piccole passioni innocenti e quindi tutti mi dicono passa a Mac, passa a Mac, passa a Mac. No, mi sembrano due scuole di pensiero come fossero dei religiosi che cercano di convertirmi. Resta, resta col PC, no, passa a Mac. Io non passo per adesso a Mac, anche se ho la tentazione di farlo. Perché? Perché Mac è perfetto. È perfetto, è bellissimo, è bello, perfetto. Io non lo trovo molto umano. Io mi affeziono al mio PC quando si prende i virus. Io gli dico, caro, che c'hai? Perché mi rompi le palle? Andiamo a vedere, chiama il tecnico. Viene, spendo 50 euro, non mi risolve un cazzo. Poi lo richiamo, allora ritorna, questa volta gratis, perché deve rimettere a posto quello che non ho messo a posto prima. E io curo questo computer come un bambino, come un bambino. La mamma non ti lascia, caro, non ti lascia, proprio perché sei imperfetto, perché mi piacciono le persone imperfette e le cose imperfette. E voglio fare un elogio dell'imperfezione, perché cosa diavolo avrebbero scritto mai i grandi scrittori se il mondo fosse stato perfetto? Perché che noia la perfezione. Invece io... Ti tengo, la mamma ti tiene, la mamma non ti abbandona, ti tiene imperfetto, stai tranquillo, non ti cambio. Viva l'imperfezione, viva l'imperfezione. Arrivederci, da Maddalena, stai tranquillo che non ti cambio. Però mi costi, però mi costi.